Arriva l'estate, le famiglie, le mamme soprattutto, si interrogano su qual è la dieta ideale per i loro bambini. L'estate è una stagione a doppia faccia, a double face. Da una parte rappresenta una maggiore occasione, opportunità di movimento col gioco e anche con situazioni di attività fisica più impegnativa, tipo il nuoto, le scalate, le camminate in montagna, eccetera, però i bambini scalate un po' presto. Ma dall'altra il bambino comincia a manifestare magari delle scelte alimentari che escludono una serie di alimenti e si orientano soprattutto alcuni alimenti e magari solo in alcune parti della giornata. Aumentano le occasioni dei fuoripasto e diminuiscono le occasioni in cui il bambino a tavola mangia quello che si usa a definire un pasto completo. Come comportarsi in queste situazioni? Allora, innanzitutto ricordarsi che tutto ciò che è dolce di stagione è in genere accetto, quindi tutta la frutta di stagione va bene. La frutta che c'è in questo periodo è piena di sali minerali, è ricca di sali minerali, il potassio in particolare è ricca anche di vitamine, è ricca di zuccheri, quindi da solo la frutta può sostenere una gran parte della dieta giornaliera ed è l'alimento da preferire negli spuntini. Non potendo sempre controllare in questo modo la dieta di un bambino, si può anche lasciare libera la famosa merendina a base di gelato con biscotto o altri tipi di cereali complessati in maniera diversa con le merendine. Certo, se si appena si può, bisogna evitare che questa diventi l'abitudine principale. Invece, via libera a bere bibite moderatamente zuccherate, non dico di no tutte le bibite zuccherate, però che siano quelle un pochino più controllate. Gli altri alimenti, direi che in questo periodo vanno bene gli alimenti proteici più che quelli a base di amidi, quindi va bene la pasta, va bene il riso, ma se il bambino preferisce pesce o carne ai ferri, soprattutto pollame, tacchino o altri tipi di carne bianca, va benissimo. Le verdure andrebbero bene, c'è un problema per le verdure. O uno è in albergo, uno in hotel e le verdure sono fatte, se no le mamme, che sono anche loro in vacanza, se si costringono sotto una tenda di campeggio a fare pentoloni di minestrone, direi che è un pochino crudele. E da questo punto di vista, se c'è la frutta, non sempre è necessario per forza andare a prendersi tutti i tipi di verdura di stagione. Le verdure che si riescono comunque a far assumere i bambini, cetrioli, insalate, carote, zucchine, le famose julienne che il bambino ama, va comunque benissimo. Quindi il messaggio finale è lasciare libero un po' il bambino di scegliere, orienterà le sue scelte in base all'attività tutto il giorno, ad assumere merendine e bevande un po' tutto il giorno, nei pasti principali, se si può farne uno a base di carne e verdure, un altro con la carne o il classico primo, va bene. Molte mamme chiedono in questo periodo se il bambino può aver bisogno di integratori. A parte che il discorso integratori tradizionalmente viene più confinato al periodo delle diarree e dell'influenza, quindi l'inverno e la primavera. L'integratore di per sé è molto regolato nell'organismo, nel senso che se viene preso e non c'è bisogno, viene eliminato, quindi male al massimo non fa, però può essere neanche necessario. Se noi andiamo sulla frutta di stagione che abbiamo detto, ricca, ripeto, di minerali e vitamine giuste, e se andiamo su alcune verdure crude, sicuramente quello che è necessario per il bambino lo assume già. In genere poi durante l'estate il bambino assume più facilmente anche lo yogurt, che è un alimento fresco, cosa che è meno magari frequente durante i mesi invernali, anche questo contribuisce all'equilibrio nutrizionale della flora intestinale. Se uno dovesse delineare un menù tipo, mai come per questa stagione io tendo a dire questo dovrebbe essere menù tipo, ma se il bambino non dimostra di gradire, insiste di no, di non creare quel circolo vizioso che poi porta al rifiuto anche successivo di questi alimenti. Ho detto alimenti freschi, zuccherati e naturali, quindi la classica prima colazione può essere quello dello yogurt, o latte freddo, i cereali e la frutta questa volta in una prima colazione va benissimo. Anche i bambini che in questo periodo rifiutassero il latte, lo yogurt è assolutamente sostituisce in tutto e per tutto il latte con una quota in più di fermentazione, che è quella che va bene per l'intestino, si dice, per prevenire le diarree.
per gli spuntini tra i pasti, la frutta fresca, assolutamente, e bevande leggermente, lievemente zuccherate, possibilmente non gasate, anche se poi qui i bambini si passano bottigliette lattine di ogni tipo, senza fare lo stato di polizia, se sono già abituati in questo senso viene automaticamente. I pasti principali, un pasto a base di pesce, carne, ferri e verdure fresche andrebbe benissimo, se il bambino poi vuole aggiungere anche dei carboidrati, cioè pane, fette biscottate, eccetera. Il secondo pasto può essere in alternativa rappresentato da pasta o riso con verdure, se poi il bambino vuole anche in questo caso fare un rabbocco di formaggio o di sempre pesce o carne ai ferri, per carità nulla è vietato, però non insistere sul pasto completo, perché nell'arco di una giornata così fatta in estate il bambino arriva ad avere quello di cui ha bisogno. Da non dimenticare che nella strategia che abbiamo detto, cioè quello di una portata solo a pranzo a cena, il bambino può preferire la suddivisione in amidi e proteine, o può preferirle tutte e due insieme col famoso piatto unico in cui si trovano uniti il pesce, la carne o l'uovo insieme agli alimenti su base amidacea, cioè riso, pasta o con varie forme e sapore. Questo ha il vantaggio d'estate, può essere gradito anche freddo rispetto all'inverno o quando si mangia nel periodo scolastico in cui deve essere caldo tiepido, col fatto che può essere che è gradito di più freddo può essere preparato in anticipo e consumato durante il giorno.